Salve a tutti, siamo all'evento di Microsoft Nokia, dovremmo parlare meglio di Nokia. Siamo all'IFA di Berlino, è la seconda giornata ed è il momento di introdurre i nuovi terminali della famiglia Lumia. Questo è il primo, Lumia 830, un modello che è posizionato nel segmento di fascia media del mercato, prezzo previsto 330 euro più tasse nel mercato europeo e commercializzazione a partire dalle prossime settimane, ma caratteristiche tecniche che lo vanno a confrontare con i top di gamma dei concorrenti. In modo particolare Microsoft fa un confronto con Samsung da una parte e Apple dall'altra. Quali le caratteristiche tecniche? Beh, osserviamolo dall'esterno, è un prodotto che ricorda molto da vicino quello che è Lumia 930, il nuovo top di gamma presentato alcuni mesi fa. La parte posteriore ha una filitura superficiale che è simile, ma in questo caso la cover può essere rimossa, sostituita con altri colori oppure con una flip cover o con accessori di vario tipo che verranno offerti in commercio. Il bordo laterale ha sempre lo stesso tipo di design, quindi una struttura in alluminio con uno spessore che è praticamente simile, idem ovviamente il posizionamento dei tasti. La particolarità di questo prodotto è quindi legata al fatto di unire delle specifiche tecniche simili a quelle di Lumia 930, però ad un prezzo che è particolarmente aggressivo. Display sempre a 5 pollici di diagonale, in questo caso perdiamo la risoluzione Full HD a vantaggio di una HD tradizionale, quindi 1280x720 pixel. 16 GB di memoria di sistema, espandibile fino a 128 tramite scheda SD e processore Qualcomm Snapdragon della serie 400, quindi un quad core con 1,2 GHz di frequenza di clock. Specifiche complessivamente interessanti che vanno ad abbinarsi al sistema operativo Microsoft Windows Phone 8.1, che in questo caso passa a una nuova versione, un aggiornamento chiamato Denim, questo è il nome in codice, che verrà reso disponibile anche sulle altre versioni di sistema di smartphone della famiglia Lumia. In questo caso troviamo alcune novità interessanti, ma in modo particolare Microsoft si sofferma su quelle che sono le potenzialità di questo smartphone legate alla fotocamera posteriore. Come già visto in passato per i prodotti Lumia, anche con il modello Lumia 830, lo stress in particolare, il messaggio in particolare è legato a quelle che sono le potenzialità con lo scatto fotografico, legate sia alla fotocamera posteriore da 10 megapixel, sia a tutta la serie di innovazioni introdotte in Nokia Camera e in altre funzionalità. Ahimè, Nokia sale sul treno dei selfie con Lumia Selfie, un'app specifica che è disponibile per tutti gli smartphone della famiglia Lumia, che è legata proprio alla ricerca di immagini e ottimizzazioni legate agli autoscatti. Questo è un trend che speriamo andrà a morire, un po' come i Dodo o i televisori 3D, perché onestamente non ne possiamo più, ma sembra che tutti i produttori di smartphone trovino nei selfie un vero e proprio veicolo di marketing. Ripeto, speriamo che sia questo l'ultimo IFA in cui sentiamo parlare così tanto degli autoscatti. Bene, prodotto interessante, non vediamo l'ora di provarlo, e prodotto che si va a affiancare a Lumia 730, Lumia 735, due modelli di classe leggermente inferiore che adesso vedremo all'opera. Ed eccoci col secondo nuovo annuncio di quest'oggi, la famiglia del smartphone Lumia serie 700, due modelli, Lumia 730 e Lumia 735, il primo soltanto connettività 3G e dual SIM, il secondo invece sprovvisto della seconda SIM ma dotato di supporto 4G LTE, il primo 199 euro più tasse ovviamente, il secondo 219 euro più tasse, entrambi al debutto entro la fine del mese di settembre anche nel mercato italiano. Vediamone le specifiche. Innanzitutto sembra un ritorno al passato, la forma esterna ricorda molto da vicino i primi modelli della serie Lumia, in modo particolare a noi ricorda molto bene il modello 920, anche se la bombatura è inferiore, ma questo è legato più che altro all'utilizzo di un guscio esterno e appunto di un design molto arrotondato sui lati, oggettivamente gradevole anche in considerazione del prezzo. Display 4,7 pollici di diagonale, risoluzione HD esattamente come il modello 830 che abbiamo visto poco fa, quindi 1280x720 pixel, e un pannello di tipo OLED. Fuori di questo smartphone lo stesso SoC che abbiamo visto nel modello Lumia 830, quindi sempre un Qualcomm Snapdragon 400 quad core 1,2 GHz di frequenza di clock. Sicuramente un modello non top di gamma, ma che per l'ottimizzazione del sistema operativo Windows Phone 8.1 non dà alcun problema di fluidità di comportamento, come già abbiamo visto in generale con tutti i terminali della famiglia Lumia. Sistema operativo Windows Phone 8.1 con l'aggiornamento Denim, che in questo caso porta in dote tutta una serie di caratteristiche tecniche particolari legate alla gestione della fotocamera. Come in Lumia 830, anche Lumia 730 e Lumia 735 puntano molto sulle caratteristiche tecniche della parte di fotocamera. Vediamo prima di tutto quella posteriore, che è quella forse meno interessante. Ottica da
6,7 megapixel e una qualità complessiva interessante, ma quella frontale è realmente innovativa. Abbiamo infatti una fotocamera frontale da 5 megapixel, quindi un dato ben superiore rispetto a quello degli altri terminali Lumia, e soprattutto una particolare ottimizzazione per quanto riguarda i prodotti, per quanto riguarda gli autoscatti. E nello specifico, andiamo a vederlo qui, troviamo una nuova app che si chiama Lumia Selfie. Ahimè, nuovamente dobbiamo rimarcare questo trend particolare. Lumia Selfie, vedete il sottoscritto, è buon Antonio Monaco che ci sta filmando. Questa applicazione permette di ottimizzare gli scatti, gli autoscatti che vengono fatti, così da renderli qualitativamente migliore rispetto a quello che è la media degli autoscatti. Non solo, con Lumia Selfie è possibile utilizzare anche la fotocamera posteriore di qualità normalmente più elevata rispetto a quella frontale, e questo vale per tutti i terminali della famiglia Lumia, semplicemente utilizzando, puntandola verso di sé e sentendo un messaggio sonoro che aiuta a avere un corretto allineamento con il proprio volto. Lumia Selfie, ahimè, perché oramai questo trend ci ha veramente stufato, è disponibile da quest'oggi nel Windows Store in modo gratuito per tutti i possessori di terminali della famiglia Lumia. Questo smartphone è sicuramente molto interessante perché riesce ad abbinare il supporto 4G ad un prezzo particolarmente interessante, con in considerazione delle caratteristiche tecniche, ed è un po' l'anello di congiunzione tra i modelli 830, 930 che sono posizionati un po' più nel segmento di fascia medio alta del mercato, con i modelli 630, 530 che Nokia ha presentato precedentemente negli scorsi mesi e che grande successo di mercato stanno ottenendo. Quindi la gamma Lumia è completa in questo momento, e con l'evento di quest'oggi all'IFA di Berlino Microsoft di fatto prende il posto del brand Nokia, che tuttavia continuiamo a ritrovare presente sui telefoni. Lo vediamo molto bene qui sul terminale. Non si parla tanto di Nokia, ma comunque il brand continua a essere presente, quindi per il momento quantomeno non scompare dagli scaffali, non scompare dalle confezioni. È tutto con questa preview dei nuovi terminali smartphone di Microsoft Nokia all'IFA di Berlino. A presto da Paolo Corsini.